benvenuto molto cordiale e con tanta gioia soprattutto a Sottotenente Monsignor Ettore Castellani, che ci onora dalla sua presenza e a questo convegno dedicato ad illuminare la preziosa e straordinaria figura della Beata Maria Domenica Procarpantini. Questa figlia illustre della Chiesa di Lucca fu donna intelligente e virtuosa, fondatrice esemplare, madre amata, invita da tutti i poverelli e nella storia da noi sue figlie ministre degli infermi, che affrontando le sfide dell'era contemporanea siamo chiamate da Dio a perpetuare nella storia il suo carisma. La Beata non solo ha ricevuto da Dio il carisma della compassione, che ha esercitato con spirito di donazione eroica, ma servendo ed amando la sua città di Lucca, è stata figlia umile ed obbediente, disponibile ai suoi pastori. Sempre sollecita e generosa nell'adempiere i numerosi impegni da essi affidati alla sua generosa intraprendenza. La sua presenza, eccellenza reverendissima, è un dono per tutti noi, perché, come ha detto anche celebrando questo convegno insieme al maestro e pastore di questa diocesi, è vivere un momento divino ecclesiale. Saluto con gioia tutti i presenti, sacerdoti, religiosi, religiose, laici. Un particolare saluto agli operatori sanitari, ai membri del volontariato del mondo della salute, ai membri laici della famiglia Barbantini, ai giovani, agli amici e collaboratori. La presenza di tutti voi non solo ci rallegra, ma ci rivela la vostra sete interiore di conoscere e vivere il carisma della carità verso i sofferenti. Carisma che è stato vissuto in modo eroico dalla Beata Barbantini, ma che è anche un dovere umano ed evangelico di ogni cristiano. Un caro e cordiale saluto ai relatori e relatrici del convegno, che con la loro illuminata parola faranno conoscere la Beata Maria Domenica, la sua fede, la sua operosità coraggiosa e intraprendente, il suo carisma di misericordia, ricevuto da Dio e da lui fatto germogliare nel suo cuore e da lei prodotto in dono all'umanità. Come di vostra conoscenza, che è stato detto, no? Ricorda il 110 anniversario della beatificazione del Madre Barbantini. Noi sue figlie, desiderose di fare un'adeguata memoria di quell'evento, abbiamo voluto riflettere e riprodurre attraverso varie iniziative il messaggio di santità e la missione della Barbantini. Il convegno al quale diamo apertura rappresenta un momento privilegiato di riflessione che corona l'anno celebrativo decennale. La speranza che porto nel cuore assieme alla congregazione che rappresento è questa, che il convegno possa contribuire attraverso la profezia carismatica della Barbantini a suscitare un rinnovato impegno nella mente della missione affidata da Gesù alla sua Chiesa. Curate i malati e dite loro che è giunto a voi il regno di Dio. A tutti buona partita.